Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 15 novembre 2021, San Alberto Magno, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. In mattinata alle 10 sarà inaugurato il Dog Park nel boschetto dell'Acquaro. I cittadini possessori di cani potranno usufruire di aree pubbliche e spazi verdi insieme ai propri animali di compagnia. Sarà valorizzata la tradizione e la cultura animalista della città, che attengono al rispetto e alla difesa degli animali. Presso il liceo Pepe Calamo, sezione classico, si è tenuta la rappresentazione finale con le scuole europee dell'Erasmus, iniziativa che coinvolge istituti superiori di Italia, Grecia, Francia, Spagna e Polonia. I ragazzi, coordinati dall'eclettico professor Alessandro Fiorella, hanno portato in scena lo spettacolo dal titolo The World to Come, le emozioni degli studenti raccontate da Ferdinando Sallustio e Elena Casale. Siamo qui nell'atrio del liceo classico Calamo di Ostuni con due dei ragazzi che hanno partecipato a questo bellissimo appuntamento dell'Erasmus dedicato a teatro. Daniel è una ragazza francese. Un bilancio di questa esperienza. How was this experience? I think this experience was incredible. I've met people that I would love forever, and I'm so glad I've been part of this. And to meet all of these people, I just like knew things that I wouldn't know that I would be able to do, and I'm so grateful I've been there. And thank you for everything. È stata un'esperienza incredibile di cui è molto orgoglioso e di cui porterà un bellissimo ricordo. Have you seen Ostuni? What do you think about Ostuni, the town? The city is incredible. Like, it is my first time here in Italy, and so I visited Ostuni, and I think it's a very beautiful city, and yeah, it's very lovely. Anche Ostuni l'ha trovata bellissima, era la sua prima volta in Italia, quindi anche Ostuni è incredibile. Pasquale, tu sei di Altamura, del liceo Cagnazzi, che è anche un liceo molto noto per la sua attività teatrale. Anche a te un bilancio di questa esperienza. Certo, allora l'esperienza è stata incredibile, è stato bello poter incontrare gli altri ragazzi dell'Erasmus, dato che il Covid ce l'ha impedito per molti anni. Nonostante ciò, anche la comunicazione tra noi è stata molto semplice, e anzi le differenze culturali ci hanno unito ancora di più. Siamo stati felicissimi di fare questa esperienza. Siamo pronte, adesso farò una domanda alla mia compagna Carolina, che è appunto una studentessa polacca. So, what do you think is the best thing that you are gonna remember in the years? I think I'm gonna remember like the vibe, like it was like amazing. Everyone were like sitting together, gathering, singing, dancing, and like no matter what country are they belong, you know, the language wasn't like that hard that we couldn't like get together and like do something wonderful like this play, you know? Ha detto che quello che andrà a ricordare appunto negli anni è la vibrazione che ha percepito da questo gruppo, il fatto che seppur provenissimo da paesi differenti abbiamo cercato di comunicare, cioè non c'erano difficoltà appunto di comunicazione, abbiamo cantato insieme, abbiamo ballato, abbiamo condiviso dei momenti importanti, e appunto la nostra lingua, il nostro paese di provenienza non ci ha ostacolato in questo. Like this experience is like amazing. I will remember all this, what happened like in my like its future, you know. It was like never like the same. I haven't like experienced something like that. It's also my like first Erasmus. I just don't want to leave this place, you know. I just want to stay in and do this all the time. Ha detto che questa è un'esperienza che ricorderà negli anni, il suo primo Erasmus, non ha mai fatto qualcosa del genere, adesso è molto difficile per lei lasciare l'Italia e vorrebbe rimanere tanto qui, seppur domani debbano ripartire. Sono qui con altre mie due compagne, entrambe provenienti dalla Francia, e adesso voglio fare appunto questa domanda sempre su questa esperienza. So, do you think that in some way you really learned something important, and how Alessandro, so our professor, did teach you something that really helped you to improve your presence on the show, you know, and the whole show. Yeah. Okay. Well, I think first
Alessandro Fiorella is a really good teacher. Like he's amazing, really. And he taught me a lot of things, like to control my anxiety. And also his performance is like awesome, really. You can ask her, it's really awesome. And it's a really good teacher, and the show was like amazing, really, and all of you are amazing. Praticamente ho chiesto alla mia compagna che cosa pensasse di aver imparato durante questa esperienza, che cosa pensa che il nostro professore, quindi Alessandro Fiorella, le abbia insegnato, in che cosa abbia aiutato a crescere come attrice nella sua presenza sul palco. E lei ha detto che pensa che il nostro professore sia veramente bravo e che l'ha aiutata molto con la sua angoscia, e adesso lei si sente anche più sicura, e che lo show le è veramente piaciuto, lo spettacolo, e pensa sia stato fantastico. Moi, j'ai pensé que Alessandro, c'est vraiment un prof qu'on peut pas imaginer. Genre, il est vraiment excellent. On sait qu'il aime faire du théâtre et que vraiment il aime faire apprendre ça à ses élèves. Et il est vraiment excellent dans son métier, et il nous a fait prendre confiance en nous. Et vraiment, il nous avait fait prendre confiance en nous, et il nous a appris énormément de choses durant ce stage. Ok, so basically she said that Alessandro Fiorella is an amazing teacher, and we can see that he loves teach, and like we can see through his lessons that it's his passion, and it's like amazing, and you can't even imagine how is it to be teach like him. E l'altra mia compagna ha detto che pensa che il nostro professore sia veramente fantastico, e che si vede nel suo insegnamento che ha veramente passione in quello che fa, e quello che è l'ambiente, no, nel momento in cui lo insegna, che penso che non ci siano paragoni in questo, proprio per l'amore che mette in quello che insegna e come la trasmette a noi. Bene, signori, credo che stasera si concluda una prima così sensazione di queste scuole europee, che hanno dato così in un breve saggio tutta la capacità di quello che è il linguaggio delle arti. Danzare, cantare, muoversi, credo che sia una delle più belle doti che l'uomo possa avere e conservare. Le scuole europee si sono riunite qui a Ostuni, compresa la nostra da Altamura, il liceo Cagnazzi, con un unico intento, che è quello di poter gioire veramente, al di là di quelle che sono oggi le emergenze sanitarie internazionali, ma credo che con questo spirito ci si possa, ecco, avvicinare a quella dote che gli umani devono avere, la tolleranza e la capacità di essere pronti all'accoglienza del terzo, cioè dell'estraneo, e che questo avvenga con una massima idea di libertà e di pace, sentimenti che ci uniscono. Grazie. Solo tre giorni fa dicevamo che ci auguravamo di vedere alla fine dell'anno finalmente questi ragazzi realizzare questo progetto insieme, nel senso di stare su un palco dal vivo insieme, francesi, greci, polacchi, italiani e quant'altro, spagnoli. E stasera, dopo solo tre giorni, li abbiamo visti in una rappresentazione veramente, veramente bella, che ha parlato da sola. E soprattutto, non lo so se qualche immagine è stata anche ripresa, hanno parlato anche le loro lacrime alla fine, adesso che dopo solo tre giorni devono un po' lasciarsi in questo momento. Quindi veramente un momento molto bello di unione nell'arte, nel teatro, nel movimento, qualcosa di veramente bello a cui dobbiamo ringraziare il professor Fiorella, che è veramente straordinariamente creativo. Sport, pallavolo femminile. Esordio vincente per la Lightning Ostuni, che nella serata di ieri ha affrontato al Pala Celeste la Farina Automobili Oria, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie D. Ai nostri microfoni il capitano Simona Minetti e l'allenatore Parisi. Buonasera a tutti, ho le spalle coperte. E niente, noi siamo contentissime di aver ripreso quest'anno col campionato di Serie D, e di aver ripreso anche con una bellissima vittoria per un 3-0 stasera. Certo, eravamo un po' tutte molto emozionate, tant'è che
parecchie azioni l'emozione ha avuto la meglio, però ce l'abbiamo fatta, i primi 3 punti li abbiamo conquistati e speriamo di continuare così. Ciao e grazie, ringraziamo il pubblico che è venuto qui stasera a sostenerci e anche il nostro sponsor che quest'anno ci ha permesso di avere queste bellissime divise. Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo ripreso anche quest'anno, chiaramente ogni anno non abbiamo sempre lo stesso gruppo e quindi c'è anche una nuova palleggiatrice, un rientro a giocare dopo, è stata pure lei un paio di anni ferma, quindi gli dobbiamo dare anche tempo di ritornare a giocare, a stare in campo e a divertirsi prima di tutto. L'obiettivo nostro è sempre quello di divertirci, anche se facendo delle cose fatte egregiamente. Come prima partita abbiamo pagato un po' il discorso della tensione, infatti la squadra l'abbiamo vista un po' contratta, però tanto per iniziare i 3 punti sono fondamentali, importanti e ci sta. Poi piano piano, in corso d'opera, cercheremo anche di crescere sotto questo punto di vista, oltre che anche tecnicamente. Sono tutte ragazze che lavorano, che hanno famiglia, che quindi la disponibilità che possono dare è tra virgolette relativa, però è un bel gruppo come sempre, ogni anno è bello, stiamo bene insieme, va, diciamo così, che è una cosa fondamentale. Calcio, trasferta amara per l'ASD Ostuni 1945 che al comunale Camassa di Sava perde 2-0 contro l'UG Manduria. Gialloblu privi di Faccini e stranieri per infortunio, devono fare a meno anche di Razzini che non parte dal primo minuto. 2 disattenzioni difensive compromettono il risultato finale. Al 36esimo calcio di punizione nella metà campo gialloblu, Schina sposta il pallone per battere, interviene Gon Calves e insacca. Per l'arbitro tutto regolare. 7 minuti dopo, altra leggerezza difensiva e il tiro su calcio di punizione di Gon Calves viene deviato in porta. 2-0 Manduria. Nel secondo tempo l'Ostuni ci prova, ma sciupa molte occasioni avanti alla porta. Il Manduria tiene in difesa e ha le sue nitide occasioni in attacco. La gara termina con entrambe le squadre in 10. Per i gialloblu espulso Chiocchia. Ostuni rimane a quota 10 punti in classifica. Nel prossimo match affronterà in casa il Toma Maglie, servizio di Andrea Zaccaria. Basket, una cestistica Ostuni giovane e corta perde 102-47 contro la Valentino Basket Castellaneta presso il Palasassi di Matera. Esordio stagionale per i ragazzi di coach Curiale. Per le festività in arrivo e fino al 31 gennaio 2022 è possibile portare i vostri bimbi alla giostrina che è stata posizionata nell'area di via Giovanni XXIII nei pressi della villetta di Padre Pio. Sorridimi con gli occhi inizia con questa battuta Madres Paralelas, il nuovo film di Pedro Almodovar in programma a Palazzo Roma questa sera con proiezione unica alle 20. I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma. Il presidente del consorzio ASI di Brindisi, Vittorio Rina, ha convocato un tavolo per parlare di investimenti in Europa, invitati i rappresentanti istituzionali della politica ed economia brindisina, tra questi anche il sindaco di Ostuni. Si discuterà di insediamenti produttivi. L'incontro quest'oggi alle 11 presso la sede consortile di via Angelo Titi a Brindisi. Si è spenta all'età di 56 anni Francesca Basile in marzo. I funerali in forma privata oggi alle 15.30 presso la parrocchia di San Domenico a San Vito dei Normanni. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. La farmacia Santoro rimane aperta con orario continuato dalle 8 alle 20.30 dal lunedì al sabato. Meteo, in arrivo un nuovo peggioramento con precipitazioni sparse di moderata intensità. Temperature in diminuzione nei valori massimi, venti in rinforzo da scirocco, mari molto mossi. Citazione odierna, l'uomo ha una mano piena di sogni e una mano piena di nulla.
non saprà mai quale delle due stia adoperando. Questa edizione termina qui. Sereno inizio settimana.